bentornate nel mio canale. Questo è il primo video da casa mia. Sto parlando così perché la stanza è vuota, c'è un po' di rimbombo ed essendo domenica, essendo tutti a casa, non voglio insomma che mi ascoltino più di troppo anche i miei vicini. Sono molto emozionata di farvi questo video, infatti volevo spendere due paroline prima di iniziare il mio primo Hampty Home Tour, perché ho deciso di farvela vedere innanzitutto così vuota e in corso d'opera, perché voglio che voi assistiate a tutte le fasi di trasformazione di questa casa insieme a me, perché vi avevo detto che volevo che fosse un percorso che facevamo insieme, quindi sono molto contenta di farvela vedere anche così. E quindi prima di tutto vi chiedo di essere un pochino più, insomma, di vedere oltre quello che ci sta, come ho fatto io appena ci sono entrata. Ovviamente non rimarrà così gialla color pizzeria perché è orribile, tutto verrà ritinteggiato, verrà cambiato, addirittura ho anche già comprato il pavimento come avevo già detto e oggi ve lo farò vedere. E quindi andate oltre i calcinacci che... Per ora questa casa sembra davvero un cantiere. Un'altra cosa che volevo dirvi è che è una casa molto piccolina, non è che ho la villa al centro di Roma, perché insomma questo passava il convento. Io sono assolutamente contenta così di farne il mio piccolo nido e nelle mie possibilità cercherò di renderla davvero bellissima, perché per me già è bellissima, ma ovviamente la farò proprio mia e personalizzata il più possibile. Se nel corso del video vi viene in mente qualcosa, qualche consiglio, qualche cosa che potrei fare, non lo so, una minima cosa, scrivetemela qua sotto nei commenti, perché per me è molto importante avere anche il vostro parere e se sarà un buon consiglio magari lo seguirò, quindi dagli dei commenti. E oggi è una giornata bruttissima e per questo sono molto felice però purtroppo la luce è poca, quindi spero di riuscirvi a far vedere al meglio tutto quanto. Quindi bando alle ciance, iniziamo con l'home tour. Parto immediatamente con la porta d'ingresso, che questa qua è bruttissima, infatti verrà anche questa cambiata. Questo video sarà pieno di un questo verrà cambiato, questo no. Comunque qui c'era una carta adesiva che simulava il legno, ma la leveremo e la farò, guardate, piuttosto rosa fucsia piuttosto che così. Comunque questa è la porta d'ingresso, accanto il citofono, il quadro elettrico che non penso che vi interessi. Comunque la porta d'ingresso e a destra troviamo il corridoio con le varie stanze e se mi giro da questa parte, vedete, qui c'è una sorta di divano, che prima c'era un armadio. Io invece voglio completamente chiuderlo qui su, fino a qua su, e fare tipo un armadio a muro, che come ovviamente la casa è molto piccola, quindi avrò bisogno sempre più di spazio extra, quindi questo sarà il mio armadio a muro. Qui, come vedete, le porte non ci sono. Sono state scardinate non con poca fatica, ve lo posso assicurare, questa era il vecchio, come si dice, la vecchia porta, e da mio padre e mio fratello che si sono messi qua di santa pazienza, hanno fatto un sacco di calcinacci, però le porte verranno rifatte e qui verrà una porta a libro, quelle che si aprono insomma non a soffietto ma a libro. Questa è la cucina nel frattempo e come vedete non è neanche piccolissima, cioè ovviamente non è la classica casa con angolo cottura, c'è la sua cucina che ha queste mattonelle che sono orribili, lo so, però questo passa il convento e non è che mi posso mettere a rifare la cucina purtroppo. Mi hanno lasciato questo coso orribile che dovrò anche smaltire e vabbè, e ha una piccola finestrella lì, la caldaia. Comunque verrà una classica semplice cucina di Ikea che cercherò di fare magari non troppo moderna per rispettare insomma, no, il tema della casa. E qui come potete vedere ci stanno i pavimenti che saranno di questo bel colore bianco, molto molto bello, e non vedo l'ora di vederli perché già li poggiamo ogni tanto per vedere, no, l'effetto che daranno, e mi piace tantissimo. Comunque questa era la cucina, adesso esco e a destra troviamo il corridoio di nuovo e la prima stanza è questo bagnetto qua, il bagno anch'esso senza porta. Qui, se vedete questa cosa qui, sarà un come si dice, un controsoffitto, vabbè avete capito, dove ci si stipano le cose. E niente di che, mi piace molto perché questa ceramica così rosa mi piace, devo essere sincera, l'avrei scelta. E qua c'è una doccia che verrà cambiato anche quello, perché è veramente minuscolo, io là dentro non c'entro. Questo anche verrà cambiato e farò il classico mobile di Ikea squadrato, perché comunque prendo qualche centimetro in più, rispetto a questa cosa stondeggiante, e anche quella butterò perché
perché so che non è carino farvi vedere il bagno, però vabbè, quella non mi piace, per assurdo non mi piace, comunque qui verrà molto carino, qui c'è un gradino malefico che prima o poi ci muoverò sopra. Poi uscendo, qui c'è la camera da letto, sì, anche qui non ha porte, la camera da letto sembra piccola, in realtà non lo è, cioè nel senso non è neanche enorme, però io essendo abituata a una camera da letto minuscola, per questa va benissimo per me, e anche lì ci sta il pavimento, comunque l'idea sarebbe di ovviamente mettere una bella tenda e levare questa schifezza qui, io voglio le plafoniere, non voglio pulire nulla, cioè non voglio mettermi a pulire manco i cosi perché voglio di perché. Comunque qui ci sarà il letto ovviamente già, vedete le prese che dei due comodini, qua ci sarà la mia postazione make-up e poi alle mie spalle ci sarà l'armadio, quello è un buco nel muro che boh, vabbè. Questa è la mia prima scopa, la prima cosa che ho comprato per la casa, che ovviamente andrà buttata perché con tutti i calcinacci che ci ho raccolto, vabbè. Comunque, uscendo fuori, c'è sempre una parte di corridoio e questo è l'archetto che mi sta facendo mio padre, perché qui prima qui c'era una porta, che era molto bassa tra l'altro, quindi l'abbiamo scardinata, levata, e mio padre ha abbattuto anche un po' il muro per farmi un archetto e vi assicuro che adesso non c'è molta luce, però di solito entra molta più luce da questa insenatura in più. E qui c'è l'ultima stanza che sinceramente mi vergogno anche un po' a farvi vedere perché ovviamente verrà ripitturata tutta quanta, no? Non sarà questo giallo terribile, terrificante che poi, cioè, vabbè, gusto particolare, sarà ovviamente tutta bianca, ora devo vedere se sarà anche grigina, che ne so. Qui ci sta un tavolinetto e delle sedie che abbiamo portato perché quando lavoriamo ovviamente ci stanchiamo e qua c'è altro pavimento, sì, sono tipo tantissimi, però vabbè, devono ricoprire tutta casa, quindi saranno almeno 40 metri quadri di pavimento, non tutta casa, non tutta tutta, però insomma, scusatemi, questo è il disagio che provo perché queste erano le porte, potete capire, insomma. E questa era tutto l'entourage, ve l'avevo detto che era piccolina, mi basterà tantissimo, adesso ovviamente a vederla così vuota non rende idea, con questi colori che non mi appartengono per niente ovviamente farò il possibile per trasformarla al meglio, però secondo me più è brutta meglio è, perché ovviamente poi rimarrete stupiti da tutta la trasformazione e lo rimarrò anch'io e voglio che rimanga assolutamente traccia di come era brutta prima, quindi adesso sarà la parte noiosa e quella brutta e poi ovviamente vi porterò con me quando rifarò tutto, ma tutto, anche le pitture o i pavimenti, cioè voglio che vedete tutto e lo voglio rivedere anch'io poi ad oltranza, quindi è una nuova avventura insieme. Ora io non vi faccio vedere, cioè è inutile che mi soffermo su cosa, sui martelli, sui detriti, non penso che sia una cosa carina, quindi volevo innanzitutto farvi questo empty home tour, anche se più di tanto empty non è perché c'è sta solamente mondezza e anzi vi assicuro che siamo pure troppo ordinati per quello che stiamo distruggendo perché fare questo ha comportato un sacco di calcinacci, quindi immaginatevi. Mi rimetto davanti la finestra perché ormai la luce se n'è andata via del tutto. Ovviamente vi invito ad iscrivervi a questo canale se non volete perdervi altri video riguardanti l'entourage o comunque tornerò comunque a fare i miei video di beauty, magari alternerò le cose. E quindi iscrivetevi a questo canale, mettetevi like se questo video vi è piaciuto così mi spronate a farne anche altri, questo mi serve tantissimo, molto più di quello che voi credete. Lasciatemi un commento carino qua sotto, magari dandomi qualche idea o insomma ho bisogno del vostro supporto più che mai perché questo è un momento davvero delicato. Quindi detto questo ho terminato, io vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!